Siamo con mister Rivelli, allenatore in seconda. Certo, chiudere la partita con queste polemiche, è questo anche il brutto del calcio a 5? Allora, questo non esiste mai nel calcio a 5, ci sono dei precedenti specifici per una partita purtroppo dell'anno scorso. Siamo stati bravissimi, il pubblico è stato bravissimo, siamo stati provocati anche questa volta e io penso che sarebbe un attimino avere dello stile, riuscire a vincere e andare via con un sorriso in bocca. Lo credo anch'io. Parlando della partita, perché abbiamo praticamente regalato il primo tempo alle avversarie? È un atteggiamento, avevamo chiesto un atteggiamento aggressivo sin dal primo minuto. Il problema di oggi, non lo so, forse è stato mentale, poiché abbiamo fatto i primi 10 minuti del secondo tempo dove siamo riusciti a pareggiare molto bene, abbiamo fatto quello che io e mister Pierini avevamo chiesto. Purtroppo dopo il calcio a 5 è questo, sbagli una palla, prendi il gol e finisce la partita. Dopo il pareggio della Iornè ci avevamo creduto, insomma anche due buoni interventi del portiere del Chieti, poi in contropiede ce l'hanno fatti due. Più che ci avevamo creduto, eravamo consapevoli che in quel momento potevamo andare ad incidere su quello che poteva essere lo stato d'animo delle campionesse d'Italia. Non ci scordiamo che loro sono sempre le campionesse d'Italia. Non ci siamo riusciti, con grosso rammarico, loro hanno un grosso portiere, lo sapevamo i loro punti di forza, sappiamo i nostri, dobbiamo lavorare, chiediamo scusa a tutta questa gente, però proveremo sin da domenica prossima a Roma a riscattarci. Forse l'atteggiamento sottotono del primo tempo può essere una sorta di timore reverenziale verso questo Chieti che, insomma, nelle prime due gare, 7-0 nella prima, 5-0 nella seconda, non aveva ancora subito reti. Bisogna vedere chi incontri, con tutto il rispetto per tutti gli avversari. Alla prima partita difficile anche loro sono andati in difficoltà, dopo sono purtroppo quei momenti, quegli episodi, entra la palla nostra, come dicevi te, su quelle due parate di Mascia e cambia la partita. Purtroppo è così. Allora mister, che portiamo via di buono per la prossima partita? Portiamo via di buono sempre il nostro pubblico, anche se in questo momento ci sono un po' di intemperanze, però glielo ho detto, era una partita sentita, una partita calda, ci riproveremo già da domenica prossima, noi ce la mettiamo tutta. Speriamo. La squadra c'è e ha dimostrato che almeno, insomma, nel secondo tempo se la può battere con chiunque. La squadra c'è, siamo ancora alla ricerca della migliore forma di parecchie delle nostre giocatrici, abbiamo ancora qualcuna fuori, il campionato è lungo, ci crediamo, anche se oggi ci tenevamo con tutto proprio il nostro cuore a fare una partita diversa, con un epilogo diverso rispetto a questo. Per quanto riguarda Jessy Chigna, tempi per l'arrivo, quando potrà essere utilizzata? Jessy Chigna dovrebbe arrivare a fine ottobre, dopo ci sono i tempi tecnici dei transfert che purtroppo dal Brasile non sono così agevoli, non sono velocissimi, credo per novembre. Però abbiamo già altre 12 giocatrici e ci teniamo strette queste. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Prego, in bocca al lupo anche a voi. Grazie, arrivederci.